Salve a tutti, siamo in live, ben ritrovati, ciao Zach, ben ritrovati su Wesa Twitch, siamo qui per giocare a Steins Gate, ciao microfono a tutti voi ragazzuoli, e, ciao Kershad, Pidonadiale, Salotto del Tridente, Dipi, Xitrio, buongiorno, buongiorno ragazzuoli, ciao Marti, benvenuti a tutti, benvenuti, siamo pronti per riallacciare i fili con il nostro buon Rintaro, ciao Federico, ben arrivato, naturalmente vi invito tutti, oggi su Wesa Channel è uscito un video a tema videogiochi, si parla di Death Stranding, è più un rant che un video, me lo sono riascoltato, non è che proprio sia uno spettacolo da un punto di vista argomentativo, però diciamo che avevo un pochino di incazzatura e ce l'ho messa dentro, in realtà trattenendomi molto rispetto a quello che avrei fatto un tempo, ma insomma, vabbè, nel caso recuperatelo, insomma, si parla della nostra passione comune. Ciao Musica Classica, ciao Los Banos. E bene, adesso, bella Kershad, ti ringrazio. E adesso mi metto davanti agli occhi il nostro nuovo giuoco. Da quando ho messo i 144 Hz, il passaggio dalla schermata del videogame alla schermata di Windows, diciamo così, desktop, è diventato molto più lento. Figata. Benissimo, comunque ci sono. Siamo sempre nel capitolo numero 3, Butterfly Effects Divergence, e siamo pronti, molto pronti per andare avanti. Vi leggo un secondo, ciao Jager, ciao Martino. Ah, figata, figata, ciao Electron. Hai fatto bene Federico, hai fatto bene. Acido cianidrico, salve a te, ciao Danny, Alberto. Ovviamente li ho messi proprio per questo gioco, Electron, grazie mille, gentilissima, ti ringrazio moltissimo per il tuo supporto. Samurai, Floppy Pippo, Albi. Ovviamente ho voluto avere i 144 Hz perché voi capite che la finezza visiva di Steins Gate li richiedeva. Ciao Freaks, ciao Hifi, pelati e fumetti, non c'è scampo, ovunque ti volti. Ciao Danny, ovviamente, ciao Psycho Steiner, e sono contento che tu abbia apprezzato il video. Scodella di Arcobaleni, salve a te. Come fai ad avere quell'icona così figa? Tra l'altro io dovrei mettere un sacco di iconcine, perché adesso gli affiliati possono... Direct Relief Charity 2018, bello! E non credo che il gioco sia basso, siamo ai livelli dell'altra volta. E la scheda grafica è aggiornata a Kershad, non mi fare queste obiezioni che potrei pensare di aver fatto una stronzata. No, la scheda grafica è sempre lei, la 970, non va bene? Ho fatto una cazzata? Dite che quindi non sto vedendo i 144 Hz. Però me li ha messi, Windows c'aveva l'opzione. C'aveva proprio 144 Hz da Windows. Quindi ufficiale, canonico. Comunque, aspettate, aspettate, ho fatto la cazzata. È il caricamento giusto? Aspettate, 17 ore, sì, è lui. Eccoci qua. Beh, al limite Dottor Mario. Allora, ragazzuoli, non so come mi devo rifocalizzare, ma in realtà è molto easy, basta guardare lo schermo e un attimo non guardare la chat. E ritorniamo dal convenience store per scoprire che il Brown Tube Workshop e la nostra part-time warrior sono lì. Ok. E si sta facendo stretching. What's up? Sappiamo, che non sarà casuale. Che cosa state combinando, sostanzialmente? Shenigans? Questa tizia ha un gusto per le parole inusuali. Shenigans sono tipo giochi come le charade? Adesso ho detto una stronzata. Andiamo a vedere esattamente che cosa sono Shenigans. Shenanigans, scusate, anch'io. Ce la posso fare. Si intende esattamente un... Neanche Google lo sa. Neanche Google lo sa. È la gag di Soros. Grazie, ma l'avevamo già fatta qui su Twitch, a dire la verità. Me la sono un po' rigirata. Però era comunque la mia gag, quindi va bene. Marachelle, dai, benissimo Marachelle. Ciao a tutti, ciao Sik, ciao Dimi, ciao Ceres, ciao Ryan. Ben arrivati, Ror.
Andiamo avanti. Rintaro che non ha mai... Ah, sono le manfrine, Perfetto, perfetto. Shenanigans, grazie mille. Ciao Magen, bella per te. E infatti le sottotrame twitchane sono l'architettura in realtà dei miei video. E comunque, insomma, Rintaro subito spiattella il fatto che stanno costruendo la prima macchina del tempo nella storia dell'umanità. Io però ho il volume alto, eh. Ok. Ah, figata, dice la nostra Suzua. Non dovresti essere un po' più sorpresa, come se non avesse già origliato tutto. Chiaramente, le si concede un po' di scetticismo, ci può stare. Il buon Daru non ha tutti i torti. E ovviamente l'obiezione è importante. Fantastico Okabe. Io credo che Okabe dovrebbe fare l'agente segreto nella vita adulta che lo aspetta, perché lo vedo particolarmente portato. Sure, by the way, vediamo. Il boss è pissed. Scommetto che c'è un problema al soffitto. Cosa ne dite? Il casino, ok, il casino. Ah, fa tremare l'intero edificio, eh. Polvere dappertutto. Ok. Ovviamente c'è sempre la minaccia di mezzo di aumentare l'affitto al povero, veramente povero Rintaro. Forse dovresti chiedere scusa. Che succede se ci caccia via? So cazzo. Ok, ci pensa Rintaro. Vediamo cosa si inventa. What forget. Quel modo di parlare, no? Quella nomenclatura, quelle frasi fatte dal mondo militare che la nostra Kurisu aveva già preso per i fondelli. Daru ci saluta e va al secondo piano, ovviamente. Rimaniamo con Suzua. E c'è anche Makise Kurisu, vuole sapere Suzua. Come mai ti interessa? Vuole fare pace? Vi siete già incontrate? Questa è una giusta domanda. È uno strano modo di dire. Poi abbiamo visto che questa parla in modo strano, ma insomma, un primo contatto. Sembra quasi davvero parlare una spia di un'altra o qualcosa del genere. Oh, naruhodo. Quanto fa ridere Rintaro. Non era un po' ostile per essere un primo contatto? Peso. She's my enemy. Lei è il mio nemico. Suzua, per chi lavori? Non per il Brown Tube. Non è che abbiamo un'emissaria del CERN? Oppure, chi è davvero Makise Kurisu? Insomma, possiamo... Ho appena sentito, in effetti l'ha detto pianissimo. La sua voce era così bassa. Vorrei chiedere di ripetersi, naturalmente, ma Suzua sta guardando il terreno in silenzio. Chiaramente non ne vuole parlare. Però, Christian De Sica, caro il mio Rintaro, sono cose piuttosto importanti. Ha per caso chiamato Kurisu il suo nemico? Sì, l'ha fatto, abbiamo i sottotitoli, non si può sbagliare. Ciao Dobret, ciao a tutti, ciao Ettore, Datolo, Durri, Vascio, ben arrivati, First Impact. Un emissario del subspazio. Non lo so se avremo una nuova ship. Non ha senso, certo che... Ma non ho neanche l'acqua, ragazzi, oggi sarà durissimo. Come fa ad essere la tua nemica? Vi siete appena incontrati, giusto? Sì. Ti ha fatto qualcosa? Non a me. Che cosa significa? Ha fatto qualcosa a qualcuno? Qualcun altro? Se vuoi posso parlarne con lei, no? Non ha importanza. Forse stai biasimando la persona sbagliata? Cosa ho fatto? Ah, ho cliccato male, scusate. No, shitsukoi! E basta. Non ne vuole più sapere mezza. Okabe Rintaro-san,
Ok, andiamo a chiedere scusa. Andiamo a chiedere scusa. Ok, ok, ok. Ok. Stressere. Ok. Sta ancora fissando il suo 42 pollici CRT, eh? Gossip in televisione. Questa non ci aiuta. Ora, Okabe. Ome itte, ue nani attenda? Tennoji si chiama. Dritto al punto. Non sembra che ci sia un così grave problema, evidentemente. Ok, dai. Stiamo facendo degli esperimenti che cambieranno il corso della storia umana. Le scoperte che faremo oggi daranno forma al mondo per secoli. Non mi interessa che giochi state giocando. Sono il proprietario di questo palazzo, ok? State continuando a danneggiarlo, cioè a farlo tremare, eccetera. E potreste farlo crollare sulle vostre teste. Meglio non dire nulla, ovviamente, del pavimento. Mister Brown, masaka kono biru taishin giso bukken deva naku. Vi leggo un attimo. Ma Thomas, mi sa che non ti ricordi che Fire Emblem era una cosa diversa da un visual novel alla Harry Potter una volta. Poi non dico che sia un gioco brutto, ma era un'altra cosa proprio. E very interesting, Mr. Brown. Don't tell me you forget this building's earthquake safety certificate. Forged. Immagino fosse voluto forged. Della serie non è una cosa finta, no? Cioè, questo palazzo può reggere qualche scossa. E che cosa se l'avessi fatto? Cioè, se l'avessi fatto... Cazzo. Forse dovremmo trovare shelter. Cos'è pure shelter? Aspetta. Riparo. Molto presto. Rifugio. It's been properly reinforced, but regardless, you guys are still shaking it too much. Ok, qua non abbiamo un tecnico, chiaramente, nel nostro Tennoji. E quindi, che cosa succede se il palazzo collassa? Eh? Come abbiamo detto tante volte, il nostro esperimento è di vitale importanza per la storia della scienza, ma nella storia della civilizzazione umana. È più importante che prolungare la vita di questo edificio per altri 10 o qualcosa del genere, miseri anni. E subito una scossa. E come dei fiocchi di... come si può dire? Di intonaco, no? Che cadono dal soffitto. L'immagine del CRT rimane statica, no? Avevamo detto a Daru esattamente di fare il contrario, ma qua ci rendiamo conto del fatto che sarà difficile che qui sotto non capiscano quando facciamo casino, eh? È piuttosto grosso. Okabe, no. Quindi o abbiamo delle idee buone. Abbiamo toccato il suo ramen, non è una bella cosa. Ah, ghost static significa che diventa rumore, quindi c'è la neve, diciamo. Ok. Ok. Non lo so, credo Aztec che di sì. Però... ti aumenterò l'affitto, bla bla bla. Ovviamente saremo rovinati. Le scuse, veramente, col mento per terra e di rintaro nel momento. Ok, e scappa via. Chissà quanto sono temibili queste minacce. Questo è interessante. Stanno mangiando i nostri tre amici.
Notare come Daru non abbia una faccia, non gliel'abbiano neanche fatta una faccia simpa come hanno le altre due in questo momento. Ok, il suo chicken number one, Daru al suo coso, Kurisu ai noodle, ok. Ah, cercano, qualcosa è accaduto, ha cercato di scaldare un po' il pollo. Però c'è scappato un esperimento di viaggio nel tempo. Accidenti. Ti ha mandato una mail, non ti è arrivata? Vuole essere sarcastica, ok. Però do un'occhiata allo stesso. Non posso, a posto. Ok. Lo sa anche lei che il mio telefono è ancora attaccato alla phone wave. Ok. Daru è piuttosto teso, ovviamente. Sta facendo tutto lui in questo momento. Ci sono effettivamente delle mail dal passato. Cioè, one more please. Quindi questa sarebbe una grossa presa per il culo, eh? Daru non è waifu material, direi che è l'osservazione più giusta. Hanno deciso di andarci bassi con le risorse per Daru, perché comunque non credo che la gente, oddio, qualche action figure di Daru l'avranno anche venduta, però immagino meno di quelle delle altre. Ciao Dorian Pepp, intanto. Questa è buona, ma te l'ho detto 5 giorni prima. Ok. Cristina, in realtà, Curistina è nel suo flirt, è in love. Questa cosa per Rintaro è la più grande fortuna della vita, ma non sembra rendersene conto. Mentre invece Daru forse capisce che le faccende stanno andando un po'. Riesco a sentire la sua killing aura. Daru sbianca, ce lo dobbiamo un po' immaginare. Ma alle due ragazze sembra non importare nulla. Non conoscono l'ira di Mr. Brown. L'ignoranza è una benedizione, che è anche una bella canzone dei Living Color, Ignorance is Bliss. Basta esperimenti oggi. Almeno abbiamo avuto dei dati utili, no? Ok, vediamo che ci è arrivata una mail, non dal passato, è Rukako, Ruka. Kyoma-san, are you familiar con il Gero Froggies? Huge fad last year, we have tons of them as the shine, if you like, you could take a few, bla bla bla, Dad brought a whole box for some reason, ha detto che erano per me, non so che cosa farci. I was so bewildered, I couldn't do any practice swinging with Samidare, che è sempre il finale, no, della sua... Quei weird looking frog things that were popular with teenage girls in Shibuya last year, right? If I'm not mistaken, they came out with a wide variety of them. Ok, su questo non c'è dubbio, sarebbe carino se riuscissimo a recuperare, ma non è quello di Mayuri, dico bene? No. You know, the story is a very different picture of your father and the impression I got from meeting him, which is the true him, I wonder. Ok. That last year Gero Froggy boom was an organization plot. Be careful, Rukako. Those Gero Froggies may be responsible for your father's strange behavior. Diamo questa risposta demenziale che mi sta simpatica. Era quello che voleva Mayuri, eh? Sì, a posto. Che, essendo un oggetto iconico, vedrete che avrà una sua importanza. Ora sono stanca, capelli fuori posto, bla bla bla, I want to take a shower and go to sleep. Ok. Sappiamo di avere in questo ufficio la doccia senza il bagno. Mentirei, ovviamente, se fosse lurida, no? Mentirei se dicessi che la lascio pulita. L'intero edificio, insomma, è messo così.
Mi rifiuto di fare la doccia dove la fa Okabe. Anche perché, come abbiamo ipotizzato, anche per ragioni ecologiche, probabilmente sia doccia che bagno. I understand, nobody will blame me if you don't use it. Of course, since the three of us stayed up all night, we are all pretty smelly. Tutto molto bello. Insomma, puzzano i ragazzi. Given the sweltering heat and the fact that we kept the window closed all night, I bet this place is smelling pretty rank by now. Ci scommetto anch'io. E lei se ne torna in hotel e ci può stare. Ok. Lui è ancora fissato col fatto che lei sia praticamente americana, cosa che non è vera, vabbè. Celebrity bath time at high class hotel. Voglio venire anch'io. E questa è una mossa interessante da parte di Rintaro, eh? Potrebbe essere l'occasione di avere dei contenuti che non immaginavo avremmo incontrato in questa visual novel. Not a chance, dice Kurisu, che vuole difendere il Peggy di Steins Gate, che credo sia già fuori portata. E Mayushi wants to come too. Puoi venire quando vuoi, Mayuri. Thank you. E così nell'età Mario rimaniamo con Daru. Ok, ok, un po' di Dr. P. Ok, ok, ok. Perché bevi sempre soda mentre mangi? Te rende il cibo più buono? Mario Dose, non ho idea di quale messaggio, a quale messaggio tu faccia riferimento. Peggy 50, anche secondo me. E, I don't really see a problem. Neanch'io. Non ci penso due volte. Non c'è niente di strano. È normale. Ok, Mayuri dà a qualcuno della persona strana, è notevole. Well, I'm a pure Doc Pyrian. Daru loves cola like a typical fat otaku. And Kurisu lives in America, home of soda. Ovviamente, quindi abbiamo questa giustificazione. Qualcuno che adora la Dr. P al di sopra di ogni altra bevanda. Coniato da Ocarin stesso. Scusi, sì, lo ammetto, le nostre opinioni potrebbero avere dei bias. Ma questo non importa adesso. Parliamo di cose serie, mi sembra una cosa giusta. È il nome di cui avevamo discusso l'altra volta. Il discorso del me nel passato, ok, dai. Gli esperimenti sono stati fruttuosi. Ancora una volta interrotti, eh? Almeno abbiamo imparato che cosa possiamo fare con le D-mail. Kurisu appoggia il suo piatto vuoto di noodle. E si addirittura con una lavagna dalla development room, che è la lavagna che vediamo nell'immagine. Inizia a scriverci sopra e poi la mette al muro. Questo è quello che abbiamo, eh? Discharge phenomena, send mail to phone wave. Notare che ha sottolineato il fatto che il nome è soggetto a cambiamenti, quindi è veramente entrata nell'ottica, sta molto al gioco oramai, eh? Condizioni, c'è cioè l'ipotesi dell'orario, di mail text limit 12 1 byte o 6 2 byte carattere per 3, di più non si riesce a spedire, ci sono altre cose. I contenuti del micro diventano dei Jellyman. Sono altre bazze che non riusciamo a leggere. Non è niente di speciale, sta semplicemente riassumendo le parti principali. Mayuri chiaramente non sta capendo nulla, eppure le ha vissute queste cose. Non lo so, Mario Dose, ci pensiamo in un altro momento, scusa. E Mayuri she clearly doesn't understand. E the mail can be at most 36 English characters o 18 Japanese characters, that makes experimentation difficult, so we'll want to improve that first.
Oltre a questo è divisa in segmenti di 12 caratteri, se ne mandi 36 ne avrai 3 da 12, se ne mandi di più tutto dopo il 36esimo sparirà. Ma siamo riusciti a controllare quando arrivano, no? E questa è una cosa abbastanza figa, no? Per quanto possiamo soltanto fare degli incrementi di un'ora, possiamo controllare quanto indietro le email vanno usando il timer del microwave. Ok. L'osservazione è abbastanza. We need to find the underlying principle. Quello che ho scritto qui, cioè il fenomeno, no, che sta al di sotto di tutto questo, quello che ho scritto qui non è nient'altro che il fenomeno che abbiamo verificato. The underlying principle, hai ragione. Non è una time machine completa, non è una macchina del tempo completa finché non abbiamo capito come funziona, ci può stare. Quale potrebbe essere il limite per la ragione per il limite dei caratteri? Attenzione, se lo sa Mayuri è notevole. Suddenly Mayuri, who has been staring at the ceiling in confusion until now, raises her hand. Sentiamola. Ok, questa è un'osservazione che avevamo fatto. Le banane, il pollo si gelificano, il sale ad esempio no, ma perché non andava in struttura frattale non ricorda neanche... Ah, è vero che posso nascondere i dialoghi, quindi sì. Non andava in struttura frattale per delle ragioni che ci hanno state spiegate, che non ricordo. So much gel. Mayuri, there frozen chicken and indeed being jellified when she tried eating, and curious prediction, were ok. Ok, Mayuri, dove stai arrivando? Quindi evidentemente non puoi spedire cose grandi o tante cose piccole. E in realtà è un'osservazione molto intelligente da parte di Mayuri. Non può essere qualcosa di più grande di tot, il sale sono tanti granelli, no? Potrebbe essere. Maybe the curb black hole... Che sarebbe Kerr, infatti. Ma ok, non ce la può fare. Kurisu, stai serena? Forse è troppo piccolo il nostro buco nero di Kerr. Perché capisci di essere il lettore ideale di questo gioco quando ragioni come Daru. In quel momento non solo sai di aver toccato il fondo come essere umano, ma capisci di essere pronto per Steins Gate. Dillo ancora una volta a partire da Buko. Mayuri. Kore wa keshikaron! Oltraggioso. Smettila di fargli dire questa roba, ci può anche stare. Mayuri ha dei fiori al posto del cervello, che è chiaramente una frase fatta. Così è una facile preda per le perversioni di Daru, e questa cosa mi fa impazzire. E però, come immaginavamo, in realtà l'ignorante sapiente, in questo caso l'ingenua Mayuri, potrebbe aver avuto quell'intuizione, e infatti la stessa Kurisu sembra riconoscerlo. Forse hanno lo stesso problema al CERN con la loro di macchina del tempo. Siccome non possono completamente controllare il Lifter, non possono fare le singolarità totalmente nude, come dicevamo l'altra volta, che limita quanto possono spedire. In ogni caso, 6 12 caratteri vengono fuori che sono 12 byte, ma se non sbaglio l'aveva anche scritto sulla lavagna. È chiaro, uno è solo un byte, gli altri ne usano due, va benissimo. Byte, non kilobyte. Otto, Maxis wa meka ni yoai type to mita. Nell'anime la fermano prima, immagino. Ah, e quindi Makise non è tanto bravina con i computer. Hanno trovato una falla nel genio di Makise Kurisu. Chiaramente oggi non è d'uso misurare le cose in byte, quindi mi domandavo se non fosse un'unità kilobyte.
Un kilobyte è 1024 byte, un byte è 8 bit. Ma denshi mail wa honbun tekisto dake janai kedo sa. Ok, ci spiega un po' che cosa c'è in una email. Ok. E così, per dirla male, insomma, possiamo spedire i dati in tre tranci, no? Da 12 byte. By the way, I don't know if using a subject changes anything, il soggetto della mail. Ma sono abbastanza sicuro che pollo e banane devono essere qualcosa di più di 12 byte, ok? Come misuri una banana in byte, no? Ok? E considerando che ogni grano di sale, ogni chicco di sale è piccolo, potrebbero essere convertiti in meno di 12 byte. Ovviamente questo discorso non è che abbia un senso, volerlo dire. E così una massa più grande viene compressa dalla supergravità, distrutta. La massa potrebbe non essere il problema qui. I dati non hanno massa. In ogni caso, da che la singolarità non è nuda, l'oggetto è forzato a passare attraverso l'orizzonte degli eventi. All'interno dell'orizzonte degli eventi, lo spazio e il tempo cambiano di posto, causando al soggetto che arriva alla singolarità d'anello di raggiungere una velocità ultra elevata. Il dato, crushed and destroyed by supergravity, è sputato fuori dal buco nero come un jellyman. Come fa una massa ad uscire, per quanto piccola, intoccata, diciamo così? Stanno dicendo boiate, Zack. Buono a sapersi. Peccato, perché sulla fisica sembrava abbastanza fatto bene. Se il buco è troppo piccolo, allora inietta più elettroni. Non credo che sia così semplice. Sono sicuro che il CERN ci abbia già provato. E in ogni caso non hanno avuto alcun risultato dopo 9 anni di esperimenti. Non è semplice come aumentare il flusso degli elettroni. Sarà un lifter, ma non sappiamo che cosa nel phone wave ricopra la stessa funzione. E ancora meno sappiamo come sistemarlo. Chiaramente ha ragione. Non sappiamo cosa funziona da lifter, ma sappiamo che ha creato con successo un percorso largo abbastanza per mandare approssimativamente 36 byte di data attraverso la singolarità d'anello. Ho capito, Jaeger. Sì, concordo sul fatto che il discorso oggetti reali byte sinceramente mi ha fatto incrociare gli occhi e non ho capito se sono seri, se abbia senso. Cioè, non credo ne abbia nessuno, ma non ho capito se loro lo intendono davvero così. Comunque, cioè, tra i byte della mail e il pollo proprio. E immaginatelo come un RPG, The Ring Singularity, l'entrata dell'orizzonte degli eventi e il portale del Demon's Lord Castle, ok? Demon Lord, vabbè, ok, dai. Centinaia di soldati attaccano il fortificato Demon Lord Castle Gate. I soldati possono usare la magia chiamata Lifter per forzare l'apertura del cancello, ma possono soltanto tenerlo aperto per un momento prima che si chiuda. Durante quel momento soltanto 12 soldati possono passare. I soldati possono usare la magia Lifter 3 volte, così soltanto 36 soldati riescono a passare, trionfanti, come gli eroi che hanno fatto fuori il Demon Lord. Ok. Ma i soldati che erano lasciati indietro sono imprigionati dai minion del Demon Lord, sono presi nelle prigioni del castello e trasformati in degli slimes. Hm.
Forse sto capendo il discorso fra i byte e la gelificazione. La gelificazione testimonia di qualcosa che non è riuscito a passare. E questo potrebbe essere. Un po' nel loro mondo, diciamo così. Sì, non c'è dubbio, Electron, infatti a un certo punto la boiata la devi sparare, perché è chiaro che se no... Vediamo, The heroes save them after defeating a demon lord, ma sfortunatamente tornano a casa come slime. Cioè, in realtà questa è una bella spiegazione, cioè ha raccontato molto bene quello che succede. E così i soldati che tornano a casa come slime sono i Jellymen? Esattamente. Ma c'è un'eccezione. I soldati possono combinarsi in un super soldato con la forza e le dimensioni di un centinaio di soldati ordinari. Il super soldato ha il potere di sconfiggere il Demon Lord da solo, ma siccome il suo corpo è troppo grosso, non può passare attraverso il portale, anche quando è aperto dal Lifter. E così, deprivato dell'efficacia della sua magia, l'indebolito super soldato è fatto a pezzi dal Demon Lord. Dai sottoposti del Demon Lord, e mandato a casa in sconfitta come un Giant Slime. Ok, ovviamente una stronzata, ma non dovrebbe essere Daru a fare queste obiezioni. Ovviamente serve per illustrare il discorso che l'oggetto non può essere troppo grande. Ok, ma Yuri sta capendo. C'è molto un padre figlia, fratellone, fratelli e sorellina con Mayuri. Ocarin no tatoe wa tomokaku, kore de Zeriman no ken wa kaimei dekitan ja ne? È stupido, ma funziona, diciamo, come... No! Come spiegazione. Per il discorso della gelificazione. E tutto questo grazie all'indizio di Mayuri. Stata utile? Sì, lo è stata. Questa è veramente la parte umana che viene fuori spesso fra Rintaro e Mayuri. C'è una grande affezione, no? E questa è una cosa carina. Ci vuole del coraggio, ma... cioè, ma sì, è ancora un'ipotesi e deve essere provata. E come la proveresti? Con esperimenti umani come quelli che fanno al CERN? E infatti, microfono, tutto ruota intorno a oggetti troppo grandi, in buchi troppo piccoli. Un po' la metafora di questo Steins Gate. Credo Uomo Stellato che sia una cosa abbastanza simile, come hai scritto te. Okabe to Hashida-san ga shikensha toshite shigan shite kureru nara, yorokonde jikken shite ageru kedo. Jintai jikken te nanka hibiki ga yabai yo ne. Preferisco fare il dottore che il paziente. È chiaro, nessuno vuole andare a farsi gelificare, questo era abbastanza ovvio. Idioti. Dobbiamo capire cosa usa come Lifter. Questa è quell'altra cosa. Come mai il fenomeno appaia soltanto, succeda, cada soltanto durante un certo intervallo temporale? Potremmo non riuscire a capire tutto, ma abbiamo perfezionato l'arte del demailing. Non è questa la nostra risposta finale? Final answer? Abbreviazione FA in giapponese, used in the question "Is that your final answer?" Internet slang. Originata da un popolare quiz, la tua risposta definitiva, no? Come era chi vuole essere milionario. I cui concorrenti vogliono essere milionari, chiaro. Mandare meno nel passato è fantastico, no? Nonostante questo, non credo sia una vera macchina del tempo, finché non possiamo mandare della gente nel passato. Persino il CERN ha fallito a spedire umani. E se tu credi a quello che diceva Titor, non ce ne sarà un altro per, cosa sono, 24 anni prima che ci sia una vera macchina del tempo? E il nostro... Quella è una domanda sarcastica, ma
Rintaro annuisce, hanno un parere un po' differente di John Titor. Il viaggio nel tempo fisico è impossibile per noi al momento. Non abbiamo i fondi e le strutture di cui dispone il CERN, questo è chiaro, eh? Oddio, fate sempre bene a scrivere spoiler, se fate spoiler, mi raccomando. Ok, abbiamo mandato dei dati, effettivamente sì. Dobbiamo capire, non c'è dubbio. Ho delle idee divertenti su come usare le D-mail. Non so come ti senti, ma lo possiamo farlo oggi. Se facciamo tremare ancora una volta il palazzo, Mr. Brown, di sicuro. To blow a gasket, non so cosa voglia dire, sarà si incazza come una bestia. Erase the rent or kick us out of the lab, chiaro? Ok, diciamo che ora si stacca un attimo, eh. Ok, un attimo di relax per il buon Rintaro. Che giorno è oggi? È lunedì 2 agosto. È una data che noi vivremo nell'infamia. Per questo giorno noi, il Future Gadget Laboratory, abbiamo sviluppato la prima time machine della storia del genere umano. Perché infami? Ciao Treasure, Jerry Scotti e John Titor. Scusate un secondo, ma io ho un vuoto di ignoranza intorno alla parola infamy. Infamia. Ok, quindi se c'è un melodrammatico, no? Come sempre in Rintaro, va bene, ok. Non è la prima, il CERN ci ha battuto. E non puoi neanche dire che l'abbiamo sviluppata. È successo per caso. Sembra che la mia assistente non conosca il significato della parola serendipità, la penicillina, i viaggi, i raggi X, la dinamite. Tutte queste invenzioni ed altre sono tutte nate da delle coincidenze. Immagino. Ma Kyuris-chan. Mayuri. Ma tu prima hai detto che le macchine del tempo non esistono. E adesso ammetti che esistono. Devo soltanto ammetterlo per adesso. Se investighiamo come funziona il phone wave, potrebbe venire fuori che qualcosa sembra soltanto essere un viaggio nel tempo. Come sempre, Rintaro e il suo stile pomposo e melodrammatico non suscitano rispetto nei ragazzi. Non lamentatevi se poi vi prenderò tutto il merito per aver inventato la prima, seconda, quel che è macchina del tempo nella storia umana. Ed è finita la tavola rotonda di cui si era discusso. Addirittura la 66esima. Kurisu è un po' la frutta. Chiaro. Si stiracchia e se ne torna all'hotel a riposare, logico. Mayushi va al lavoro fra poco. Anche Rintaro è stanco. E oggi cercherà di dormire. Ma quando si stende, che è successo? Che è successo, Jäger? Akiba è uno dei borghi più belli d'Italia. La materia e l'energia sono equiparabili. Se privi una materia dei bosoni di Higgs che ne determinano la massa, diventa energia, la cui intensità è evincibile grazie alla formula mc al quadrato. Le email, quando inviate, diventano segnali radio, ovvero energia con una determinata frequenza. Il paragone byte-massa è indirettamente determinato dal rapporto tra l'energia generata dal segnale radio di un'email e dall'energia data da una massa convertita. A gioca Python, figo. Non leggo il messaggio spoiler.
Non leggo gli bravi che scrivete spoiler. Joker lo vedrò, boh, se riesco. Adesso non ho molto tempo per andare al cinema. Mi sono perso Tarantino. Per adesso mi sono perso Joker. Tra un po' mi perdo anche The Irishman e ho fatto Unplane. Non lo so se riesco. Devo dire che mi ispira e non mi ispira, però vediamo. C'è chi dice che è bello, c'è chi dice che è brutto. Allora, e quando si stende il buon Rintaro, trova se stesso unable to sleep. Non riesce a prendere sonno. Perché parte di lui, e vabbè, parliamo in prima persona, parte di me è ancora terrorizzata dagli oscuri segreti che abbiamo scoperto. La curiosità e l'eccitazione sono troppi da sostenere. Sapete quando avete fatto delle robe pesissime che dovreste dormire da ore, però non riuscite, perché l'adrenalina, no? Ancora pompa. Abbiamo costruito una macchina che può spedire email nel passato. È come un sogno, ma è reale, ed è nostro. E mentre cerco di pensare dei modi per utilizzarla, la mia immaginazione vaga nell'infinito, si diffonde in video. Come si può dire? Smantellando le ultime vestigia di paura dalla mia mente. E cade. Sono in piedi nell'assoluta. Mi erigo nell'assoluta oscurità. È un sogno, forse? Da quanto tempo sono stato qui? Non riesco a ricordarlo. Non riesco a muovermi. Non riesco a sentire. Non riesco a vedere. Non c'è audio. Non state sentendo male. Il mondo è vuoto. No. Non vuoto. Una voce risuona nell'oscurità, nel buio, nel nero. Come se stesse sussurrando nelle mie orecchie. O urlando, come se stesse urlando, da molto lontano. Come se dozzine di persone intorno a me stessero parlando all'unisono. Dove mi trovo? Qua. Tu? Event Horizon, coeta basho. Sei oltre l'orizzonte degli eventi. Dove tempo e spazio si invertono. E improvvisamente l'oscurità è sfatata. Un oceano di stelle riempie i cieli. E la vita, la vista è di una bellezza, no? che toglie il fiato. Eppure un punto nello spazio è manchevole di stelle. E io noto quel punto. Guardo, fisso quel punto. Il mio corpo inizia a cadere. E sto cadendo attraverso il mare di stelle. No, non sto cadendo. Sto venendo spinto. Spinto in una crepa di profonda oscurità. Dalla quale neppure la luce può fuggire. E con quale effetto grafico? In un istante la mia coscienza ha ecceduto la velocità della luce. Le stelle mi brillano, no? Davanti e poi svaniscono dalla mia vista, no? Le supera in qualche modo. La luce stella non è altro che polvere nella mia veglia, più o meno, trascinato. La logica grida che questo non può essere, che è impossibile, niente può muoversi più veloce della luce, questo contraddirebbe la teoria della relatività. Tu non ti stai muovendo, dice questa voce misteriosa e femminile. Ancora questa voce. Viene da dietro e supera la mia faster than light consciousness, supera la mia coscienza più veloce della luce. Allo stesso tempo sembra attendere, sembra risiedere in attesa, sembra stare in attesa al punto in cui io sono destinato, alla mia destinazione. Perché sento la voce di Cristina? Anta,
Tu non ti stai muovendo. Tu non ti stai muovendo. Ancora le stesse parole. Ricordati quello che ho detto. Qui lo spazio e il tempo si invertono. Quindi non ti stai muovendo nello spazio, ma nel tempo, in qualche modo verrebbe da pensare. Non ti puoi muovere attraverso lo spazio, puoi solo viaggiare nel tempo. Ma il tuo tempo si sta stirando, strecciando, no? Fino all'eternità, dilatando fino all'eternità. Io accelero. Posso malapena respirare. Mi sembra come se qualcosa stesse distruggendo il mio corpo. Schiacciando, distruggendo il mio corpo. Un secondo per te, un'eternità per me. E siccome ti osservo da distanza, ti vedo come un oggetto immobile. Cado. Sono tirato, trascinato nell'oscurità, nelle profondità dell'oscurità, o forse alla fine dell'universo. Ma anche oltre la velocità della luce non lo raggiungo mai. Sono in un loop, sto girando su me stesso? No, non è così. È la fine che corre via da me? Non è neppure così. Stretching. Questa dilatazione, no? Che cos'è? Spazio? Me stesso? Non guardare indietro. L'eternità non è infinita. Il tempo si dilata in direzione dell'eternità. Eppure ha fine. Qualcosa si avvicina. Si avvicina lentamente, in netto contrasto con le stelle, no, che brillavano e passavano come dei flash. Si sta davvero avvicinando. Sembra che sia immobile. E la sua, è la sua lentezza che dà questa illusione. Non so che cosa sia, ma è qualcosa. Event Horizon. L'orizzonte degli eventi. Cerco di andare in quella direzione, no? Cerco di raggiungerlo. Ma la mia mano non si muove. Non guardare indietro. Ripete questa Cristina onirica, eh? Ha messo in un concesso che sia una Cristina onirica e che non sia piuttosto quella di un'altra world line. Vedresti soltanto te stesso intrappolato in un secondo dilatato per l'eternità. Sto rallentando fino a fermarmi. Ma continua a cadere. La fine non arriva mai. Un asimptotico approccio allo zero vuol dire asintomatico? O è un termine matematico? Questo lo devo assolutamente guardare. Vediamo. Asintotico. Sarebbe a dire, va verso lo zero senza mai arrivarci.
concetto molto kafkiano, molto zenoniano. Quando passerà questo secondo? Tempo e spazio si sono invertiti. Un secondo dilatato all'infinito. Un secondo diventa 0,1 secondi. 0,1 diventano 0,01, ve l'ho detto, è zenone. 0,01 è ok, e così via. E così via, e così via. È la freccia che non raggiunge mai il bersaglio, è il vecchio paradosso di Zenone. Quando arriverò? Che secondo Borges è la vera lettura della poetica di Kafka. Gradualmente il tempo si raccorcia. Gradualmente la mia percezione del tempo si dilata. E non può mai arrivare. Face forward, struggle on. Avanti veloce e struggle on. Continui a soffrire, una cosa di questo genere. Non importa quanto mi avvicini, non posso mai raggiungere. Concetto è arrivato. To the Demon Lord's Gate. E tutto d'un tratto le sue parole hanno un tono divertente. Divertito. The Demon Lord's Gate. Tu non hai la chiave. Non puoi pry in questo senso. Guarda avanti, resisti, era resisti. Ok. Invece questo pry, leva. Non puoi far leva finché si apra. Non puoi riuscire ad aprire, sostanzialmente. Cerco di gridare, ma la mia bocca non si muove. Non devo guardare indietro. I have no mouth, but I must scream, per fare una cheat. Sarai catturato dai minion del Demon Lord. Immagini che conosciamo bene di quegli esperimenti, infatti, dai Jellyman's Report, gli attraversano la mente. Il mio corpo? Don't look back. E io voglio guardare indietro, ovviamente, se una persona continui a dire non guardare indietro, questo desidererà fare. Io voglio guardare indietro, io voglio tornare indietro. Non posso guardare indietro, suona il telefono, mi domando se io lo possa... No, non c'è l'interattività, quindi siamo... fa parte della sceneggiatura di quello che stiamo vivendo e non possiamo, in quello che presumo essere un sogno. Guardo verso la cosa. Guardo il futuro, destino in qualche modo, di diventare un Jellyman. Finché frozen for eternity, insomma, congelato per l'eternità. Un'interferenza. E c'è il telefono che suona, questo l'avevamo capito. Allora, tutto animato, io non posso fare nulla. Vediamo, siamo stati svegliati. Chiaramente siamo sempre qui. Un brutto sogno, no? Che ore sono? È il 3 agosto. E pare che sia arrivata una mail, siamo in controllo. Shining Finger è stata piuttosto presente con le sue mail che ci hanno svegliati. Chiaramente è arrivata, avevamo promesso che avremmo mostrato l'IBN, sei lì, finestre aperte, ehi, che fai? The Mail Demon. Aspetta, vorrei... non riesco a muovermi all'interno del cellulare. Niente, sono riuscito ad andare avanti fino alla mail, ma se faccio indietro faccio sparire il testo, perché non mi considera più all'interno del te fantastico. Allora andiamo avanti.
Beh, l'avevo detto di smetterla con lo spam. Possiamo leggere? Sono le 9. Ok, adesso magari me la fa leggere con grande calma. Stai dormendo? Mi stai ignorando? Sto salendo le scale? Fai finta di essere fuori? Sono alla porta? Non ha il coraggio di bussare, eh? Ok, Moeka, sempre lei. Va bene. Sono le 9 del mattino, ha dormito per oltre 15 ore, il che ci può stare, considerando la faticaccia. Non è strano che mi senta così letargico. No. Ha detto che ha fatto uno sbadiglio. E apre la porta. Vediamo se c'è. E c'è Shining Finger. Kiryu Moeka, che sta in piedi lì, che guarda in basso al suo telefono. Stavo dormendo. Mostra un pochino, no, di dispiacere per aver rotto le balle a questi livelli. Chiaramente non la possiamo semplicemente lasciare lì e la facciamo entrare. Chiudiamo la porta e collassiamo nuovamente sul divano. È ancora mezzo addormentato e buon rintaro, ma ecco la nostra, che sembra uscita da un gioco di Atlus, da un Persona, la nostra Moeka. I went to the trouble, ovviamente mi sono preso un rischio a invitarla, ma Moeka è semplicemente nell'angolo della stanza, ok? Ma sei coperto di sudore. Ho appena avuto un piccolo assaggio di cosa vuol dire essere una particella che si fa un giro per lo spazio. Questo è stato un brutto incubo. Forse sono più scioccato dalla verità degli esperimenti del CERN di quello che pensavo di essere. E comunque sia, sono ancora un po' rinco. La mia vista è ancora un po' blurry, ok. Ancora un po' confusa. Non la nostra, evidentemente. Mi verrebbe da sbadigliare ancora, ma non riesco a... Stifle? Cos'è? Evitarlo? Soffocare lo sbadiglio, che invece... E così sei venuto a vedere l'IBN 5100. E Moeka annuisce. E nel frattempo sta digitando cose al suo telefono. Questo non suona bene, caro Rintaro, ti fidi un po' tanto, eh? Siamo face to face. Perché mi sta mandando una mail? Ha veramente fatto ciò? Moeka, hai un problemino? Hai un problema molto grande, cioè... Così. Ok. Ma se vai a visitare qualcuno non glielo dici prima? Ha veramente risposto per email. Andrà avanti così, quindi. Quindi, ho capito, aspetta, la tua intenzione è fare un articolo sulla cosa? Ok, come quando ho preso la foto senza permesso, eccetera. Povero il nostro Owen Kyouma. Nel mio affrontare i poteri oscuri ho imparato segreti che possono far ribaltare dei governi. La gente amerebbe mettere le loro mani sulla mia... le sue mani sulla mia conoscenza. E ovviamente questo è il motivo per cui sono inseguito dall'organizzazione. Ed è per questo che rifiuto interviste e set fotografici. E adesso arriva questa donna che cerca... che mira a me mentre sono ancora mezzo addormentato. Uno sporco trucco, ma efficace. Ma Moeka non reagisce alla mia accurata, acuta accusa.
che io mi sbagli su di lei? Va tutto bene? Adesso sta parlando. Peccato che non capisco che cosa intenda. Che cosa va tutto bene? In che senso è ok? Non mi sfugge il fatto che Moeka dia un'occhiata rapida alla stanza, eh? Uno scan. Ti prego, mostrami l'IBN 5100. Questa Moeka o è un cyborg o ha sinceri e reali problemi. Ora, tutti i personaggi di questo anime visual novel hanno sinceri e reali problemi. Moeka ha i suoi, perché adesso non... Esatto, Rintaro rispetto a Moeka è una persona comune. Mi viene da dirlo anche a me, diciamo pure. Sì, è di quelli, sapete, anche nei forum o su internet, quelli che ogni messaggio mettono sempre la firma. Anche su YouTube ci sono quelli che fanno i commenti e c'è sempre la firma, nonostante ci sia il nome utente uguale, stessa cosa. Sì, vabbè, no, non c'è dubbio, l'abbiamo assolutamente capito, che lei e la tipa delle mail sono la stessa persona, è stato chiarito, direi, oltre ogni possibile dubbio. Vediamo se è veramente una feticista del computer vintage o altro. Va bene, ma dai giusto un'occhiata, e appena dai un'occhiata te ne vai, dopo che hai dato l'occhiata. Non lo voglio vendere, non lo voglio prestare, non importa niente, dai. Questa time machine ovviamente è fondamentale per la nostra operazione, è chiaro. Moeka morde il suo labbro, avremmo voluto un'animazione dedicata, ma poi annuisce. Tiriamo la tenda sulla development room, pensate l'odorino, la frore che Moeka si sta respirando. Ok, e c'è l'IBN. Sono Danborda. Vediamo. Mi sembra che scusa, io non l'ho visto lì, era sotto. Ok, me lo sono perso, mi sembra che non ci fosse, scusate. Forse non è soltanto una demone delle mail, ma è anche una retro PC maniac. O forse è addirittura una pervertita con un fetish per i retro PC. No, non voglio vivere nello stesso mondo di una pervertita di un simile livello. Insomma, pensaci bene, Rintaro. E chiediti perché non pucci mai. After staring at IBN 5100 for a few moments, Moeka starts cheerfully typing out mail. Moeka, a me dispiace dirlo, non mi farà impazzire caratterialmente, ma vince. Io non so cosa dirvi se non che vince. Ma ha vinto anche perché è la nostra Asuka, chiaramente, ma proprio vince. Io le consegno il premio. UESA 2019 ha vinto veramente. Sì, sarà annoying, però Rintaro, insomma, vediamo cosa c'è scritto. Voglio fare una foto, Moeka. Madonna, nessuna foto non autorizzata. First show me the camera you're going to use. Chiaramente potrebbe fregarmi. Sono inseguito dall'organizzazione, non posso esporre il mio volto ai media, vabbè, ok. Ma sì, a mani basse, no, è meglio Moeka di Cristina. No, ragazzi. Kurisu è già troppo... È già troppo normale, ma è già troppo ragazza della porta accanto. Questa Moeka, per quanto abbia qualche problemino, comunque, dai, guardate lo stile. No, lasciamo perdere, ragazzi. Cioè, siamo proprio su un altro... è proprio un altro mondo. Non c'è parere... No, Ruka no, eh. Suzua ha il suo
ha il suo perché. Beh, vedi Ryan, esatto. Cioè, soprattutto presa così di tre quarti, ragazzi. Vabbè, ma Dio mio, cerchiamo di mantenere una dignità. E Moeka stops me moving once I give her my instructions. Ok, metti lì la camera, così la posso vedere, non fare scherzi. Moeka sanno to place her phone on the shelf. Moeka mi dà anche l'idea di avere quei 2-3 anni in più. Che comunque. Cioè, nel senso, non... Beh, ha un aspetto intellettuale, Jager, ha un aspetto intellettuale, insomma, cioè, intellettuale di quella risma lì, ecco. Cioè, di tre... No, ragazzi, ma che discutibili, sono oggettivi, universali, sicuramente veri e giusti, che discutibili, no, non c'è dubbio. Oh, no, non ce l'ho con Kurisu, eh. Kurisu è... ne sa. Ne sa Kurisu, eh. Sono con voi. Però questa Moeka è proprio di quel genere che proprio tu pensi... Oh, cazzo. Ecco, quel genere lì. Allora, Moeka Silently Place Airphone on the Shelf. Forse dovrei smettere di fare questo genere di considerazioni e tornare una persona dignitosa. But she doesn't let go. She keeps her hand on it. Masaka. Vuole farla furba. You're going to use her phone camera? Lei annuisce senza espressioni. Certo, è creepy oltre ogni limite. Sì, ok, il personaggio è abbastanza angosciante, ma comunque. I thought she was doing a magazine article, ma ovviamente sei un coglione, Rintaro. But if she's using her phone. Qualcosa mi dice che non sia molto brava nel suo lavoro. Vedi Aztec. Sì, tsunderina, però sai che comunque ti è già entrata nello stereotipo. Adorabile naturalmente, eh? Adorabile, però insomma. Sì, di waifu si può parlare solo, direi che... A meno che qualcuno di noi non voglia sposarsi una waifu con il cuscino al matrimonio o cose del genere, direi che possiamo rimanere nel chiacchiericcio da bar. Ciao Electron, hai avuto il meglio della mia produzione. Questo in realtà è un commento interessante, Danny, che dice: Moeka è più Rei che Asuka. Cioè, caratterialmente come personaggio non c'è dubbio. Infatti, però è magica questa cosa in realtà, perché esteticamente è un Asuka un po' professoressa. Dio Gesù. Però effettivamente è la Rei della situazione. Anzi, ancora più Rei di Rei. Che non è mica male come cosa, eh. Non so, da me non suona mica male, eh. No, ma un momento, ottimo momento. Beh, io però non ho detto parolacce, eh. Non mi ricordo di averne le ho dette, non mi ricordo. Anche secondo me deve fare solo quello, Sebastiano. No. Nel rispetto delle policy... Che sono partito Rei. No, io sono partito Asuka, assolutamente. No... No, io non so neanche cosa siano quei prodotti lì. Non si capisce. Sì, è timida, hai ragione. Trezert, giustamente, maledetto, ha ragione. Cioè sì, Rei è diversa. Rei è più sul nichilista, invece questa è più sul timido. È vero. Però per dire, guarda, che hai tirato fuori Asuka, piuttosto è Rei. Poi in realtà non è neanche Rei. È giusto. Avete ragione. No, ma no, ragazzi, ma Kurisu è un'ingenuità vostra, eh. Cioè, Kurisu è un'ingenuità, ragazzi. Kurisu è troppo easy access. No, ragazzi, Kurisu è un'ingenuità. Comunque. Guardate, Team Suzua non ha tutti i torti, eh. Comunque. Sometimes she tells me she's not very good at her job. Vediamo un po' che cosa succede. Or maybe she's so nervous about interviewing. Basta, Rintaro, non è un'intervista. Forgot the camera, dai. Any Ramster.
inizio a sentirmi in colpa per lei. Dio Rintaro. You can take as many pictures as you want. quest'uomo non ha. Ha un jellyman come spina dorsale. Nessuna foto del volto. Vabbè, dai. I don't want your picture. Questa ovviamente come minimo è l'agente segreto del CERN. O comunque magari è veramente la super otaku di ste robe qui e Rintaro si è comunque appena fottuto. Ovviamente inizia a fare uno shooting fotografico all'IBN 5100. Non guarda neppure, non butta neppure uno sguardo al grande Ho in Kyouma. Ferris. Aspettate. Speedwagon. Grandissimo. Fantastico. She doesn't realize the great Ho in Kyouma. Ok. She may act like she doesn't care, but I can tell she's waiting for me to lower. Addio, nessuno ti si fila, nessuno di nessuno. She can deceive this eyes of mine, ok. A picture of mine is worth millions to the right people. Dio. Intanto lei continua a fare le foto che valgono qualcosa. A giudicare dal suo comportamento da stalker, tipo che non la vedremo mai più perché ha ottenuto ciò che vuole, quindi andiamo calmi su queste schermate. Sembra... sicuro, diciamo, sembra essere plausibile assumere che io sono l'unico vero focus del suo interesse. Bravissimo, Rintaro, sei davvero un genio. But I won't be exposed so easily. I feel sorry for her, but I can't let the organization find me. Questa parte in realtà è molto comica, è veramente comica, perché Rintaro sta dando il meglio di sé. Sono in fuga da così tanto tempo che la prudenza... è diventata un'abitudine. Queste frasi che sembrano uscite da un James Bond, anzi da un clone cheap di James Bond, sono qualcosa di stupendo. Non lasciare traccia di dove sei stato. Daru. Caratterialmente Amane, esteticamente Ferris, no. Amane, ma chi è Amane? Aspetta, qual è Amane tra tutte queste? È Suzua? È Suzua Amane? Sì. Bisogna un po' vedere. Ok, tanto qua. Stay vigilant around the clock, that's how you stay alive. Voglio morire, Rintaro, mio Dio. Io vi giuro, ve lo giuro, che se una... che comunque, cioè adesso non fraintendetemi, sei una come Makise Kurisu, che comunque un altare lo merita, veramente va con Rintaro, ragazzi, questo gioco veicola un messaggio molto sbagliato. Il messaggio sbagliato è: c'è speranza per tutti, sappiate che non è così. Scusa. I keep my guard up, ready to respond with lethal force, bla bla bla. But 5 minutes later, and she's still focused on the IBN. Insomma, è ancora lì, ovviamente. E sembra che, come se io non fossi neanche nella stanza. Cerca di attaccare il mio orgoglio. Quindi un rivale da temere, eh? Interessante. Vero, Aizen. Kurisu rappresenta la speranza, non è un'osservazione stupida, anzi. Terribile. Oddio. A Ruka, per chi vuole quel guilty pleasure, non c'è dubbio. Non lo so, fra Ruka e Daru. Uno in fondo è più schietto. Comunque, 30 minuti dopo questa sta ancora facendo immagini, insomma, madonna, ne avrà fatte di foto sto a fare. Ne ha di memoria, perché quei cellulari lì non è che tenevano.
Il periodo fra gli scatti si è dilatato, ma sta migliorando gli angoli, eccetera, eccetera. E la sua espressione è completamente seria. Ah, magari questa qua è veramente una reporter per una rivista otaku di sta roba. Viene quasi da pensarlo. Però è chiaro che questo gioco, soprattutto per i personaggi come lei, come Suzua, ti fa pensare che invece dietro ci sia l'infinito. Poi magari non è così, eh? Come on, è un computer, non una supermodella. La quale è invece Moeka, tipo. I watch her work from the lounge as much, bla bla bla, mentre faccio una banana, ok. I would prefer... Ovviamente, almeno Rintaro non la lasciare da sola. Ti prego non fare questa cazzata. Oddio, adesso lo fa. So che l'IBN 5100 è troppo pesante per lei da portare, ma insomma, in ogni caso... chissà cosa potrebbe fare una fanatica, no? Se la lasciassi così, no? Senza... E improvvisamente una mail sarà... Indovinate chi? No, Daru maggiore di Eco? No, Daru uguale Eco, semmai. La waifu preferita da Umberto Eco? Sarebbe Makise Kurisu, dai. Ma che cosa cazzo sto dicendo? Borrow the 5100, can I? Dice Moeka. Moeka, vabbè, ma Rintaro, te la sei cercata? L'hai voluta tua? Ho già detto di no. Rintaro, è palese che stai scavando la fossa alla tua stessa ricerca. Aspetta, ho sbagliato io! Se mi aiuti, io posso portare. Ma per Dio, sta Moeka comunque veramente, cioè... Bisogna proprio chiudere... No, gli occhi, tenerli aperti, ma insomma... E wait a minute! Perché? Perché stai dando per scontato che te lo darò? Ti ho già detto che non lo farò. L'IBN. Doubt Death. Ci avete pensato anche voi? Chissà come sarebbe, pesissimo. Really? Honto da? Yep. どうしても? A qualunque costo? どうしても da? Ancora una volta, bla 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 bla. Che palle, ste mail, Moeka, mio Dio. Sei cattivo con Moeka. Vabbè, perché quella poi è la firma che c'è sempre. Basta togliere la scritta, volevo interagire col telefono. Che gioco, ragazzi, ottimizzo, ma lasciamo perdere. Did she really have to send me a one word mail? Che donna incasinata, portatrice di guai. Sabaku preferisce Kurisu. Beh, insomma, ognuno ha i suoi gusti, eh. Bloccala. Che cosa intendi? Eh sì, è un personaggio che fa una certa pena. Però nasconde, almeno per me che sono blind, nasconde un segreto, almeno penso, eh. Ora ascolta bene. Ma ora sono retro PC. The Phantom Retro PC. Perché devo dire The Phantom Retro PC? Ha scelto me, Ho Inkyoma, come il suo contractual master. Questa è l'innegabile verità. Nemmeno Dio può cambiare questa decisione. Perché è la scelta dello Steins Gate. Ma perché sei scemo, Rintaro? Perché? Perché sei scemo? Perché? Perché gliel'hai dovuto dire? Lo sto solo prendendo in prestito, il potere del BNG. Quando avrò fatto, lo riconsiderò al suo original owner. Arriva la mail. Piantala con le mail. Non te lo posso dire. Ma ora glielo dirai, ti conosco.
Ho fatto un giuramento di sangue per mantenere discrezione e proteggere l'original owner da quelli che desiderano l'IBN 5100. Potrebbe succedere di tutto, ma io ti auguro, Rintaro, che ora succeda di tutto, ma ho l'impressione che tu faccia l'impossibile perché non accada. Moeka potrebbe sedurre il padre di Ryuka, ad esempio, e convincerlo a darle l'IBN. E quindi non potrei lamentarmi a quel punto. Voglio evitare quella situazione a tutti i costi, devo evitarla. Ovviamente non penso che Moeka possa sedurre nessuno con la sua personalità. E siccome il padre di Ryuka ha una moglie e dei bambini, non credo che cadrebbe facilmente in ogni caso. Sei un santo, Rintaro, soprattutto immagini che lui sia un santo, si spera che lo sia, si spera che sia una brava persona. Ma Vets! Peso però, peso. Tell me where you found it, right? Probabilmente sto pensando troppo. Moeka nel frattempo sta guardando il pavimento in quella che io assumo sia una sconfitta, no? State tutti facendo conclusioni che anch'io nella mia testa ho fatto. Scusate, che è plight? Che è un plight? Mamma mia. Situazione critica. Condizione grave. Non pensare che non sia in questo caso proprio empatico con la tua situazione grave. Ho fatto un contratto con le BN 5100 per il mio scopo. E dopo che avrò ottenuto questi risultati, scopi, tu puoi negoziare con l'owner originale un contratto per te stessa. Riconsegnerò le BN 5100 alla Yanabayashi Shrine. Il Ragnarok sarà finito e il destino del mondo sarà già stato deciso. Quindi in realtà non c'è un dopo nella mente di Rintaro. E quando il Ragnarok è finito, whether it ends in victory or defeat, my life is all in Kyoma will be. No, dimentica quello che ho detto. Questo non è tempo di pensare al futuro. Dopotutto il mio futuro è già... Ragazzi, comunque, adesso, a parte tutto, questo dialogo è... Dialogo, mail, voce, così, è oltre. Cioè, ne abbiamo incontrati di personaggi problematici, ma Moeka è oltre. Siamo veramente... Cioè, in realtà Rintaro, per l'ingenuotto che è, io non so veramente. Non so come questo non finisca in una colluttazione. Ma sei un imbecille, ma lo sapevo. Lo sapevo. Gliel'ha detto. Si apre la porta. Moeka twitcha. E tra l'altro Moeka su Twitch avrebbe i milioni, sarebbe la Amourant numero 2. E arriva Daru, come minimo, muore. Io mi immagino Daru che ha un infarto. Wiping the sweat off his brow with a towel as he comes in. Ok, si asciuga il sudore con un tovagliolo o in realtà un asciugamano. Guten Morgen, ci dice in tedesco, forse riconoscendo le fattezze alla Asuka. Sei arrivato presto. Da quando l'università è in summer break, Daru ha iniziato ad arrivare prima. E ci può stare. No, era il contrario. Ad arrivare sempre meno spesso al mattino, invece. But then again, he's also been staying up all night more and more. Abbiamo visto, dai. Sono andato a letto presto. E mi sono svegliato alle 5. Beh, ci sta. Fa caldo. Non dovrebbe fare così caldo al mattino.
quando chiami una donna 3D woman, tu hai la certezza che sei fuori dal pool genetico. Lascia che... No, Dio, ma metti via quel cellulare. Vi giuro, oramai, per quanto notevole, la pic di Moeca mi sta iniziando, mi angoscia. Io se mi arriva un'altra mail mi incazzo, ne posso più. Let me introduce you, this is Shining Finger, Kiryu Moeca. Shining Finger, dato? Hanno uno straordinario potere nelle mani? Ma è un expert. Ma questo è stupido. Come tutto quello che dice Rintaro, Daro, di cosa ti stupisci? Guarda la digitare e lo vedrai. Vabbè, benvenuto al laboratorio, Kiryushi. In realtà poi è una donna 2D, tra l'altro, giustissima osservazione. Moeca non lo degna. Guarda sempre sto benedetto telefono, starei guardando le foto, boh. Daru arrossisce. Tutto questo è bellissimo. Tutto questo è bellissimo. Che magnifica capacità, skill di ignorare. Stai guardando in basso, versus me, perché sono un cicciolazzo, no? E otaku. Sei una mainstream woman, aren't you? Questo non può vivere al di fuori delle sue categorie. Ma fantastico, fantastico. Una mainstream woman. Un termine derogatorio utilizzato dagli otaku per descrivere le donne che corrispondono a un modo di pensare incomprensibile agli uomini. Diciamo agli otaku. Sarebbe più giusto dire queste donne sono... ipoteticamente influenzate dal mainstream, dalla cultura mainstream, come promossa dai magazine femminili. Alcuni sostengono che questa frase è usata dagli uomini per giustificare la loro assenza di successo con le donne, il che appare piuttosto evidente. Ah, qua c'erano gli esempi prima di serendipità, adesso li appiccio solo per schiarirli, ma non ci interessa. Questo è il mio braccio destro, super Akadaru. Ha una sorta di mezzo inchino. Sì, incel. Oggi no, non credo nel 2010 si usasse quel termine. Esatto, Thomas. È un incel ante litteram. Sono anche... Mi verrebbe da metterci anche Rintaro, non so se entro fine visual novel, mi stupisce. Vediamo. Moeca è imperscrutabile. Cioè, è chiaro che il suo unico interesse è l'IBN 5100. Non è chiara la ragione per cui ha interesse nell'IBN 5100. Questa, con una capacità persuasiva pari a niente, è riuscita ad ottenere tutte le informazioni possibili e immaginabili da quel pollo di Rintaro. E Rintaro non è riuscito a farsi dare l'unica informazione. Perché vuoi fare le foto a sto benedetto IBN? Cioè, parla, spiega, per chi lavori, Dio. Però bisogna vedere se esisteva con il nome. Non lo so, però, non ne ho più per dire. Le hai fatto qualcosa? Stavamo solo facendo delle foto. Figurati, Daru, per chi mi hai preso? E così la ricatterai, ovviamente, per essere il tuo giocattolo sessuale. Smettila di usare la logica eroghe che dicevamo l'altra volta, applicata alla realtà. No, my bad. Le gag di Daru non stanno aiutando. Ha pensato degli upgrade che potremmo fare al phone wave, perché Moeca non aveva ancora la totalità delle informazioni di quello che sta succedendo qui dentro, e quindi Daru giustamente gliele provvede. Tipo? Hai presente che fatica che è mandare le email nel passato?
Yeah. Voglio semplificare questo processo. E vorrei renderlo possibile direttamente dal telefono dedicato del Phone Wave. Ho capito bene? Forward from... Boh, che intendi, scusa? In effetti non ho capito. Adesso puoi mandare le mail solo al telefono collegato a Phone Wave, ok? Esatto, esattamente. È una scomodità. Se gli diamo una forwarding function... Ah, cioè, sì, come si dice, più destinatari, insomma. Ok. E quanto ci vorrà per fare questo upgrade? 2-3 ore? Se mi dai una mano? Ok, ti aiuterò. Ok. Daru è davvero affidabile. Qui ci vorrebbero le animazioni, però. Vado per un high five. Qua sicuramente l'anime farà un bellissimo lavoro, immagino. Ah, certo, non c'è dubbio, Thomas. Ma però inoltrare, no? Il discorso avanti nel tempo non c'è, non è inteso qui. E Moika è lì che ha preso tutte le informazioni possibili e immaginabili. Ovviamente Live 5 viene ignorato, è per quello che volevamo l'animazione. Si siede sul divano e inizia a mangiare. E fai attenzione, Daru. Abbassa lentamente la sua mano, ma figurati se Moika sta guardando. Ok, faremo l'upgrade, poi penseremo a che fare davvero. È ora di pensare delle applicazioni pratiche, del mandare mail nel passato. Un'altra mail, chissà chi è. No, ragazzi. Cioè, dai. Ma siete due... Ma incredibile, però, dai. Comunque bisogna prendere il cellulare di Moeka e fare come in Breaking Bad, perché ha veramente rotto le balle. Almeno facilitaci la comunicazione. Oh, Moeka, quindi il che, vi dico, secondo me è creepy come personaggio. Cioè, non credo abbiano messo solo una macchietta. Cioè, sarebbe un po' deludente, dico la verità. Anche perché hanno avuto l'intelligenza di mettere pochi personaggi. C'è la possibilità che tutti siano validi e importanti. Moeka, ora, che non ha mai mollato gli occhi dal telefono, sta guardando dritta verso Rintaro. Questo è un brutto segno. Come se Moeka è l'assistente di John Titor? John Titor potrebbe essere un uomo dai gusti. I need to talk my way out of this somehow. Potrà essere solo una part-time, ma è pur sempre una giornalista di qualche tipo. Se scoprisse, e quindi lo sta per scoprire, che abbiamo controllato la prima macchina del tempo, there's no way we'll be able to keep it under wraps. L'organizzazione lo scoprirebbe di sicuro, boh. Non posso lasciare che succeda. Rintaro, stai per lasciare che succeda. Ah, hai capito male. No. No. Moeka scuote la testa. So quello che ho sentito pesissimo, però c'è. Moeka è piuttosto persistente. Grazie Rintaro, da far morire comunque. Lo so per via dei suoi attacchi email. Non mi lascerà sfuggire così facilmente. Che cosa dovrei fare? Poverino, però capite che Rintaro è scritto così bene come personaggio, è così umano, è un capolavoro di personaggio, lui e tutta questa scrittura in realtà, che cioè
fa una tenerezza, in realtà, che è meravigliosa, è meravigliosa. Si mette il telefono all'orecchio, povero pollo, veramente. Ma Dio. Solo io c'è un problema. No, non quello. Non so cos'è. Le informazioni sul numero 8 sono state rivelate a una terza parte. Eh sì, devo fare qualcosa, lo so. A seconda della situazione potrei essere costretto a silenziarla. Lo so. Non possiamo lasciare che l'organizzazione sappia di questo. Sembra che lo Steins Gate goda nel mandarmi dei guai, no? Nella mia direzione. Ah, don't worry. Il mio posto all'inferno può aspettare finché il Ragnarok non sarà finito. C'è sempre quel retrogusto amaro in questi momenti. Povero Rintaro, voilà. I put my phone in my pocket and turn back to Moeka. Chi era? Delirio. Siamo al delirio più totale. Non ti riguarda. No, arriva la mail. No, buttale via quel telefono. Basta. No, basta. Non credo sia un riferimento a Facebook. Non credo. FB. FB. Sì, non c'è la sua classica firma. Ok, è inespressivo, capite? FB. Aspettate, sto capendo. Perché purtroppo la mia mente fa Facebook e quindi... Che cazzo, cosa può essere in Steins Gate? Non mi viene in mente. Anyway, I disregard mail content and take one step towards Moeka. Occhio che un passo di troppo e si rimbalza. Scusa. Voglio conoscere l'autore di questo testo, io lo voglio conoscere. Lo vivo come un fratello. Non fa tentativo di fuga. E sono fra lei e la porta. Kiryu Moeka, tu devi giurare di proteggere il nostro segreto o morire. Scegli adesso. Non c'è tempo per pensarci e non ci sono alternative. Hai imparato il nostro segreto e ora ne devi pagare il prezzo. Mi ucciderai? È tutto così assurdo. Solo se cercherai di renderlo pubblico. Sottostima il tra l'altro l'insane mad scientist Oin Kyouma a tuo pericolo, ma ora ancora Ocarin, sei sempre dietro queste boiate pazzesche, stai facendo ancora l'ennesimo tentativo di rincoglionire una persona con le tue cazzabubole. Daru standing behind me. Che poi cazzabubole non vuol dire quello che credevo, tra l'altro. Penso di aver usato malissimo questa parola. I turn around in surprise. Arriva lo spoiler da parte di Daru. Sai, è un po' pazzo, quindi non c'è niente male se lo ignori quando parla così. E abbiamo un'espressione da parte di Moeko, un'espressione triste e delusa, perché probabilmente lei aveva la... desiderio di credere a quello che aveva appena detto. No, ma non vedi quello che succede, Super H. Imbecille. A causa della tua lingua senza contegno, ha scoperto che il Phoneway è una time machine. Genio. A time machine. Anche questo era piuttosto... senza contegno. Da.
Accidenti, tutto quello che poteva andare male è andato male. Come faccio a rimediare? Per prima cosa devo mettere in silenzio Moe. No, vabbè ragazzi, no! No! Ora sì che tutto quello che poteva andare male. Oh, pesissimo. È arrivata. Bene! Ci sta, sarebbe bellissimo avere le animazioni qua. E si inginocchia in disperazione il buon Rintaro. Siamo finiti. È impossibile scampare, no, da questa situazione. Ti dirò tutto e avrò un favore da chiederti. Io pensavo fosse finito il delirio. Tremola, vibra mio braccio destro. By the Covenant, I command thee. Hellfire of Darkest Black, fulfill my desire for ultimate destruction. Ashes to ashes, dust to dust. Fantastico. Gli ha staccato la porta. Sì, la rimossa, ma insomma, in un modo che penso e spero il phone wave, microwave in questo caso, preveda. Non spero che non sia così scemo da averlo rotto. E invece, caro Rintaro, che hai appena rotto il portello. Questo non è più un microonde, è una macchina del tempo. Allora compra un microonde, Ocarina. Non ho quel genere di soldi. Mamma mia, che tristezza. E a parte tutto, questa era un'idea di Daru. Rimuovere la microwave door significa che non abbiamo bisogno di aprire ogni volta che dobbiamo mandare una D-mail. Quindi in teoria potrebbe veramente essere una componente non necessaria. Se è così. Daru sta riprogrammando il microwave così che non si fermi quando la porta è aperta. E ha già programmato la forwarding feature. Foto. Questa non è una foto all'IBN, eh? Moeka fa una foto con il suo telefono. Copro le lenti con la mia mano. Ah, siamo riusciti a impedirla questa, eh? Ti ho detto di non fare foto. Per commemorazione, per ricordare, in ricordo, no? E di cosa? E comunque nessuna foto. Moeka complies. L'ho registrata come lab member number 5 just a bit earlier. Era una scelta fra lasciare che lei rivelasse al mondo la time machine o forzarla a unirsi al nostro gruppo. E riluttante, scusate. Ho scelto la seconda. Si sono andato piano, il vecchio me l'avrebbe uccisa senza pensarci due volte. Moeka è in piedi, esattamente di fianco a me, ma il mio monologo non ha effetto. Però neanche Moeka ha effetto su Rintaro, questo non so quale delle due cose sia più assurda. Looks like she wants to ask me something. Nanda. Che c'è, Moeka? Moeka, dimmi che nascondi un segreto incredibile, che sei un personaggio diabolico e che non sei un'altra Mayuri, please.
Comunque, domanda in realtà in questo contesto assolutamente lecita, ci mancherebbe altro. È davvero una time machine? Yes, you'll see. Ma non puoi dirla a nessuno, ok? Moika annuisce. Ok, programma completo. Ragazzi, non fate tutti sti commenti con gli spoiler. Kurisu lying on the sofa. Ah, c'è anche Kurisu! Looks up from the technical manual she was reading. She got here about 30 minutes ago. E così, riprendiamo gli esperimenti. Allora, sono le 16.19, direi che siamo andati avanti un bel po'. E direi che, ricordandomi di fare un bel save, siamo ancora nel capitolo 3, quindi in teoria non abbiamo incontrato momenti decisivi per il discorso del finale, vero? Però abbiamo tanti spazi per salvare. Facciamo gli spanizzi. Direi, ragazzuoli, che chiudiamo qui la live di oggi. Oggi è lunedì, ci vediamo mercoledì alle 14.30. E sì, laboratorio che in questo momento è veramente al top. E ci vediamo alle 14.30 e siamo a fine puntata 6. Avevamo detto che erano 24-25. Vabbè, dai, insomma, è lunga, però dai, si fa. E vi ringrazio per aver seguito, come sempre. È stato molto divertente, devo dire la verità. E ci vediamo. Andate a recuperare il video su Wesa Channel, se non l'avete visto, perché è proprio a tema videoludico. Grazie ragazzi, a mercoledì.